Di cosa hai bisogno, mio Thane?
Sei diretto al sentiero per Rodgar Alto. Fa attenzione ai lupi. Sì. Chissà cosa accadrà quando i monaci lo vedranno. Mi chiedo cosa significhi. Mi piace passare del tempo quassù. Salire i gradini, meditare sugli emblemi. E lungo la strada non mi dispiace catturare un po' di cacciagione. Non sono tipi da accettare visite, ma comunque non arrivo mai così in alto lungo il percorso. Alcuni di quelli che intraprendono il viaggio lasciano loro cibo di prima necessità, ma non per fare conversazione. Buona giornata. Se ti stai dirigendo al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione ai lupi. Ero appena fuori da Ivarstead quando è successo. Un momento davvero esaltante. Erano secoli che non accadeva una cosa del genere. Una semplice pellegrina. Preferirei che le cose restassero così. Salgo i gradini, medito sugli emblemi. Ogni anno compio questo viaggio. Va bene, allora.
così. Appare un sangue di drago in quest'epoca di cambiamenti. Vedremo se hai davvero il dono. Avanti, sangue di drago. Facci assaporare la tua voce. Benvenuto a Rodgar Alto. Io sono Maestro Arngir. Parlo a nome dei Barba Grigia. Ora dimmi, sangue di drago, perché sei qui? Noi siamo i Barba Grigia, seguaci della Via della Voce. Sei a Rodgar Alto, sul pendio della montagna sacra di Kinaret. Qui entriamo in comunione con la voce del cielo e ci applichiamo per raggiungere l'equilibrio tra noi stessi e il mondo. Siamo qui per guidarti e aiutarti a scoprirlo, così come i Barba Grigia hanno fatto con i sangue di drago venuti prima di te. Ce ne sono stati altri prima di te. Da quando Akatosh ha esteso per la prima volta questo dono ai mortali, ci sono stati molti sangue di drago. Se però sei l'unico sangue di drago di quest'era, non lo sappiamo. Fino ad ora abbiamo trovato solo te e tutto ciò che so. Siamo onorati di accogliere un sangue di drago a Rodgar Alto. Faremo del nostro meglio per insegnarti come usare il tuo dono e compiere il tuo destino. Questo devi scoprirlo tu. Possiamo mostrarti la via, ma non la destinazione. Hai dimostrato di essere un sangue di drago. Possiedi il dono dalla nascita. Ma hai la disciplina e il carattere necessari a seguire la via che si apre davanti a te? Lo scopriremo. Anche senza preparazione, hai già mosso i primi passi verso la proiezione della tua voce in un tuhum, un urlo. Ora vediamo se hai la voglia e la capacità per imparare. Quando usi un urlo, parli nella lingua dei draghi. Grazie al tuo sangue di drago, possiedi un'abilità innata per apprendere le parole di potere. Tutti gli urli sono composti da 3 parole del potere. Ogni volta che riesci a padroneggiare una parola, il tuo urlo diventa più potente. Maestro Einhard ora ti insegnerà Ro, la seconda parola della forza inesorabile. Ro, nella lingua dei draghi, significa equilibrio. Combinalo con Fus, forza, per concentrare maggiormente il tuo Tuhum. Ro. Abbiamo imparato gli urli in questo modo. Tu, in quanto sangue di drago, puoi assorbire direttamente la forza vitale e le conoscenze di un drago abbattuto. Come parte della tua iniziazione, Maestro Einhard ti permetterà di attingere alla sua conoscenza del Ro. Forza inesorabile per colpire i bersagli quando appaiono. Fus, ro! Bene, di nuovo. Fus!
fretta. Di nuovo. Fus, ro! Notevole. Il tuo Tuum è molto preciso. Hai grandi potenzialità, sangue di drago. La tua prossima prova si svolgerà nel cortile. Segui maestro Borri. Iniziato ad apprendere l'urlo dello scatto turbinante. Maestro Borri ti insegnerà Na, vale a dire furia, la seconda parola dello scatto turbinante. No! Devi sentire la parola dentro di te prima di poterla proiettare in un tuo. Avvicinati al maestro Borri. Lui ti farà dono della sua conoscenza della parola. Mostrerà lo scatto turbinante. Poi sarà il tuo momento. Maestro Borri, Bex. Ora tocca a te. Restami accanto. Maestro Borri aprirà il cancello. Usa il tuo scatto turbinante per superarlo prima che si richiuda. Maestro Borri. La tua rapidità nell'apprendere un nuovo Tuum è incredibile. Avevo udito le storie che narrano delle capacità del sangue di drago, ma vederlo con i miei occhi. No, no davvero. Ma evita che la tua abilità superi la tua capacità di giudizio. Ora puoi affrontare la tua ultima prova. Recupera il corno di Jürgen Windcaller, il nostro fondatore, dalla sua tomba nell'antico tempio di Ustengraf. Resta fedele alla via della voce e farai ritorno. Non c'è dubbio. Non è un caso che il sangue di drago sia apparso ora. Il tuo destino è senza dubbio legato al ritorno dei draghi. Dovresti concentrarti sul perfezionare la tua voce e presto la tua strada ti apparirà chiara. Bene, allora avrai la preparazione necessaria per ciò che ti attende. I draghi possiedono l'abilità innata di apprendere e di proiettare la loro voce. Possono inoltre assorbire il potere dei loro fratelli uccisi. Pochi mortali nascono con tali abilità, che se siano un dono o una maledizione, è materia su cui si discute da secoli. Ciò che hai già appreso in pochi giorni ha richiesto anni di studio ai più dotati fra noi. Alcuni credono che il sangue di drago sia inviato nel mondo dagli dèi quando ce n'è più bisogno.
Ne parleremo meglio più tardi, quando avrai la preparazione necessaria. Fu un signore della grande guerra degli antichi Nord, un maestro della voce, una lingua. Dopo la disfatta della Montagna Rossa, dove l'esercito dei Nord venne annientato, passò molti anni a riflettere sul significato di quella tremenda sconfitta. E alla fine capì che gli dèi avevano punito i Nord per il modo arrogante e blasfemo con cui avevano utilizzato la voce. Fu il primo a capire che la voce dovrebbe essere utilizzata solo per la gloria e l'adorazione degli dèi, non per la vanità degli uomini. Alla fine la maestria della voce di Jürgen Windcaller ebbe la meglio su tutti gli avversari e nacque la via della voce. La voce è un dono che la dea Kinaret concesse all'alba dei tempi. Diede ai mortali la capacità di parlare come i draghi. Sebbene questo dono sia stato spesso usato impropriamente, l'unico vero utilizzo della voce sta nella venerazione e nella glorificazione degli dèi. La vera maestria della voce può essere ottenuta solo quando il tuo spirito interiore è in armonia con le tue azioni esteriori. Noi ci sforziamo di ottenere questo equilibrio contemplando il cielo, dominio di Kinaret, e addestrandoci nell'uso della voce. Ciò è ammirevole, ma ricorda, il sangue di drago è un dono di Akatosh, non tentare di rinnegarlo. Usare la voce è il tuo destino, perché altrimenti Akatosh ti avrebbe donato questo potere. Se ricorderai di utilizzare la voce al servizio di Akatosh, resterai fedele alla via. Che il cielo ti protegga.